siamo in una fase in cui non riusciamo più a svolgere l'attività investigativa di ampio respiro per la quale questo gruppo è stato costituito. Il nostro obiettivo, il focus della nostra azione non sono le ONG, è il traffico illecito, sono i trafficanti, sono coloro che anche in Italia speculano sui centri di accoglienza e su questo traffico. Questo è il focus della nostra attività. Per quanto riguarda i contatti tra ONG e trafficanti, non ho chiesto ai nostri servizi di intelligence, di sicurezza, di avere dei dati, perché comunque non li potrei processualmente utilizzare. Io ritengo, tuttavia dispongo di dati che mi vengono da Frontex, che mi vengono dalla nostra marina militare, soprattutto quella impegnata nella missione EUNAVFOR MED. Noi abbiamo un contatto periodico molto intenso con l'ammiraglio Credendino e con colui che ha comandato fino a poco tempo fa, l'ammiraglio Berutti Bergotto, le operazioni nell'ambito dell'operazione Sofia. E questi dati, e anche con la Guardia Costiera, e questi dati ci sono stati forniti da loro, non dai servizi di intelligence, circa questa esistenza di contatti radio, circa l'esistenza di comunicazioni che vengono da te. Ma d'altra parte questo ci risulta anche da internet, perché su internet vengono messi in rete quelli che sono i dati sulla posizione in cui si trovano le ONG. Quindi chiunque vi possa attingere lo fa, senz'altro. Quindi, non avendo richiesto questa autorizzazione, ritengo che sia comunque sempre opportuno uno schermo tra il lavoro prezioso che fanno i nostri servizi e l'autorità giudiziaria. Noi lavoriamo ovviamente e sicuramente per fini che sono collimanti, che sono quelli ovviamente di assicurare la legge, la legalità, la giustizia della nostra nazione, però le modalità sono diverse, debbono restare diverse. Noi dialoghiamo soltanto con le forze di polizia giudiziaria. E per quanto riguarda l'ultima domanda, posso dire soltanto questo: non mi sento assolutamente condizionato da questo tipo di attività. Naturalmente auspico che il CSM, che è il Consiglio, il nostro organo di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza, ci possa mettere in condizioni di operare nel modo migliore. Ritengo che questo, ogni magistrato se lo aspetti dal CSM, e il CSM non mi ha fornito a riguardo nessuna risposta negativa in ordine a questa che è il mio auspicio, poter essere aiutato a lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente mi rendo conto che vi sono altre esigenze che il CSM deve avere presente. Queste esigenze avrà modo senz'altro nell'ambito della loro attività di svilupparle. Io ritengo che non vi sia alcun contrasto tra l'esigenza di poter disporre del necessario supporto investigativo e l'esigenza di non esternare quelli che sono i risultati della propria attività. Vedete, a mio avviso, tutti gli equivoci nascono dal fatto che si sono sovrapposti tre e si è fatta confusione tra tre livelli, che sono livelli di azione dell'autorità giudiziaria. Il livello nel quale io ho operato in questo momento, quando sono andato a deporre dinanzi alla Commissione Schengen, è il livello di un magistrato che, disponendo di un osservatorio di giustizia privilegiato, è riuscito, che è quello appunto del nostro gruppo di lavoro, è riuscito ad avere alcuni tipi di dati, alcuni tipi di informazione. Da queste informazioni elaborate ha potuto ritrarre la netta consapevolezza che la gestione del traffico non avviene nel pieno rispetto delle regole che vengono imposte dalla nostra legge italiana e dalla Convenzione di Amburgo. Questo è un punto. Quando segnalo queste cose, come ritengo di dover fare doverosamente alla Commissione Schengen, io sto segnalando un prelivello rispetto a quello dell'indagine penale. Eppure ritengo che sia compito del magistrato farlo, perché se non ci si consente
di avere supporti investigativi che vanno al di là di quelli di cui ordinariamente si può disporre, intendo a livello di forze che possono scendere in campo, nessuna autorità giudiziaria potrà conseguire questo obiettivo. Ricordo illustri precedenti nell'ambito dei quali vari magistrati hanno sentito il bisogno derivante dalla loro esperienza professionale di segnalare alcune lacune legislative, di segnalare alcuni fenomeni, di segnalare il non sufficiente sviluppo delle investigazioni derivanti da una carenza obiettiva degli organici, e lo hanno fatto senza tema, e credo che nessun magistrato debba farlo con questa preoccupazione, senza tema di poter essere strumentalizzati dall'opinione pubblica, perché se questa carenza c'è, e nel passato purtroppo si è verificata in tante tante occasioni, a questa carenza bisogna porre rimedio. In questa fase la comunicazione, ovviamente nelle sedi istituzionali e in quelle che sono strettamente collegate, laddove ci si chiede chiarimenti in ordine a quello che si è detto, credo che sia doverosa e credo che non violi il dovere di riservo che deve accompagnare l'attività del magistrato. Poi vi sono le indagini vere e proprie. Su quelle indagini non ho mai fornito alcun tipo di indicazione né mai lo farò. Io svolgo da 36 anni questa attività in questo campo e non credo di essere mai stato particolarmente propenso a comparire dinanzi alle telecamere o a fare anticipazioni su quelli che sono i risultati della mia attività investigativa. Se si confonde però la fase della denuncia di un fenomeno che ha implicazioni giudiziarie per chiederne il sostegno, non farlo lo riterrei una forma di connivenza, con quella che è invece il riserbo che deve accompagnare l'autorità giudiziaria, e allora è possibile qualunque equivoco, è possibile creare qualunque cortocircuito nell'informazione, e questo mi dispiace se avviene, mi dispiace veramente. Io ho detto appunto che è fondamentale tenere distinti tre livelli. Il livello dal quale io vi parlo non è quello delle indagini o di un procedimento penale in corso, perché se c'è non ve lo posso dire. Io vi parlo di fatti e di cose che emergono da dati che non sono processualmente utilizzabili, che sono esclusivamente questi. Uno, in alcuni casi sono state varcate i confini delle acque territoriali libiche. Questo è un dato che è a mia disposizione, è un dato che non posso processualmente oggi utilizzare, ma che mi viene fornito con certezza. Ovviamente non ci farei mai, non lo potrei, né mi sognerei di farci un processo, ma segnalarlo nella sede politica perché mi dia gli strumenti per poterlo provare, questo io credo di avere il dovere di poterlo fare. Secondo elemento, l'esistenza di segnalazioni, di comunicazioni via radio o attraverso l'immissione in rete di comunicazioni tra la terraferma libica e soggetti che si trovano a bordo delle navi dei soccorritori. Questi soggetti che parlano della terraferma libica, chi sono? Ovviamente sono soggetti che rivelano la volontà di mettere in mare dei barconi, o dei barconi che sono, ma chi sono, eccetera. Questo non lo possiamo accertare se io non ho un'intercettazione giudiziariamente valida, però lo devo segnalare. Se vi devo chiedere di potermi dare lo strumento per farlo. Terzo cosa, quindi siamo, ripeto, a questo tipo di livello. Lo stacco dei transponder. Il distacco dei transponder è un elemento che io ritengo che emerga in maniera oggettiva. C'è un dubbio per quello che mi viene rassegnato. Il transponder può non dare il segnale per due ragioni: o perché è stato disattivato o perché opera in zone d'ombra. La terza possibilità, che appunto si stia operando per ragioni di sicurezza attraverso la disattivazione del transponder, cosa che avviene quando le navi navigano nelle zone in cui vi è una forte pirateria, e voi sapete bene quali sono, non si verifica. Allora è chiaro che bisogna accertare questo fatto. E allora, come vi dicevo prima, io ho chiesto di poter, con uno sforzo investigativo particolare da parte delle unità, ogni volta che vi segnala
vi si segnala che un transponder non sta più dando il suo segnale, cosa, ripeto, che può dipendere dalle entrambe le cose, sarebbe opportuno che qualcuno che ha la possibilità di fare una ricognizione si levi in volo e cerchi un attimo di comprendere dove è quella nave, il cui segnale non viene più dato. Ho il dovere di chiederlo questo? Io penso di sì. E guardate, credetemi, il mio focus non sono le ONG, il mio focus è il traffico illecito di migranti. Quello che avviene nel territorio libico è quello che avviene, non il traffico illecito, ma il fenomeno indotto nell'ambito del territorio italiano, cioè quello dell'accaparramento delle risorse economiche che vengono date per i centri di accoglienza. Io però non posso, ovviamente, fatta quindi questa precisazione, non posso non mettere in evidenza che protagonisti un ruolo nell'ambito di questo traffico lo svolgono anche le organizzazioni non governative. Ovviamente lo devo rassegnare nei termini in cui si rassegna un fenomeno, cioè non potendo e non dovendo, perché non ho prove, fare nomi o dare indicazioni, però distinguendo. Ci sono delle organizzazioni che nel loro operato hanno dimostrato in maniera chiara e inequivocabile che operano per ragioni di solidarietà. Save the Children e Medici Senza Frontiere non devono dimostrare a nessuno qual è il fine per il quale agiscono. Nessun interesse investigativo si può avere nei confronti di quelle organizzazioni. È ovvio che quando ho fatto questo non dico che tutte le altre vanno messe sullo stesso piano. Ma se qualcuna batte bandiera di paesi che non sono collaborativi, se qualcuna si rifiuta, come mi si dice, di comparire dinanzi a voi per rendervi conto dell'operato, del modo in cui viene finanziata, io ho il dovere di segnalare che questo deve meritare l'attenzione dell'autorità investigativa. Guardate, io vi dicevo, opero da 35 anni, 36 anni al fenomeno, mi ricordo che nella nostra Sicilia, quando qualche magistrato per prima iniziò a dire che vi erano delle imprese colluse, infiltrate da organizzazioni mafiose, si sollevò un grande scandalo dicendo che si voleva deprimere l'economia siciliana, perché così si impediva alle industrie, alle imprese di poter lavorare. Secondo voi quei magistrati che hanno richiesto strumenti, e alcuni di questi sono morti per questo, si ponevano il problema di che cosa, che forse alcune imprese avrebbero potuto essere trascinate nel sospetto, oppure avevano il dovere di fare questa denuncia? Io quindi quello che vi voglio dire è questo, non voglio fare di un tunnel un fascio, non mi appartiene, non lo dovete fare neanche voi. Datemi la possibilità di distinguere tra organizzazioni e non organizzazioni che non operano correttamente, ma consentitemi di segnalarvelo, di denunciarvelo, perché questa deve essere la mia prima preoccupazione. Da magistrato questa è la mia prima preoccupazione.